firmato il contratto di appalto con la GTM, impegno di 10 milioni di euro annui per 6 anni, parte il nuovo corso del trasporto a Termoli. Varie le novità che riguardano il trasporto pubblico locale, ad iniziare da quella che riguarda appunto Termoli, dove è stato affidato l'appalto all'azienda che ha vinto la gara. Ce ne parla in un servizio Filippo Amisano. A seguire abbiamo preparato un altro servizio sulla situazione in regione e a Campobasso. Il Comune di Termoli ha sottoscritto nei giorni scorsi il contratto di appalto per il trasporto pubblico locale con la GTM. Il contratto prevede l'affidamento della gestione all'azienda, classificata al secondo posto della graduatoria di gara, che ha tuttavia esercitato il diritto di prelazione attraverso la procedura del project financing entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. 10 milioni di euro all'anno per 6 anni l'impegno previsto. Una svolta dopo quanto successo lo scorso mese di luglio, infatti, quando si aggiudicò l'appalto alla ditta concorrente, la Air Pullman. Ma la proponente GTM, appunto, grazie al diritto di prelazione previsto dal codice degli appalti, ha finalmente ottenuto la gestione del trasporto pubblico su gomma termolese, che dovrebbe partire a breve insieme a una serie di interventi sulla rete urbana. La commissione di valutazione, riunitasi in diverse occasioni tra il 2019 e il 2020, ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'affidamento per un importo pari a 9.968.000 euro. Si chiude così una vicenda che si trascina da ormai un anno per dare modo di attendere anche gli esiti di altri ricorsi presentati contro l'appalto da chi era rimasto fuori dalla gara. I mezzi pubblici extraurbani in Molise percorrono 11.700.000 km l'anno. A causa del Covid c'è stato un calo degli utenti, in parte recuperato, come confermato dall'assessore ai trasporti della regione Quintino Pallante. Le 23 corse aggiuntive per gli studenti hanno una flessibilità che consente di diminuirle o di aumentarle a seconda dell'afflusso, basandosi sul report degli autisti, sulle presenze e su controlli a campione. I concessionari delle tratte extraurbane, inoltre, hanno dei mezzi di scorta che vengono messi in campo se c'è la necessità. Non si supera mai il limite previsto dell'80% del livello massimo della capienza, come previsto dalla normativa anti-Covid. Non si sono potuti prevedere gli steward sui mezzi extraurbani perché non è arrivato un finanziamento specifico dal governo. Dei controlli sulle norme anti-Covid se ne occupano le società concessionarie. Dallo Stato sono arrivati 800.000 euro in sostegni per i mancati biglietti. La Regione investe 25 milioni di euro di risorse proprie nei trasporti, che si aggiungono ad altri 25 milioni di risorse statali. Per quanto riguarda Campobasso, la SEAC prevede 323 corse al giorno per un totale di 3.007 km. Al terminal ci sono due steward che controllano il rispetto delle norme anti-Covid sulle corse dirette ai licei, ma la società non ottiene alcun rimborso per questo. Adesso la SEAC sta verificando se anche al ritorno dal liceo scientifico verso il terminal ci sono problemi di assembramento. In tal caso precisa che prevederà anche lì del personale di vigilanza. Non sono state previste corse aggiuntive anche perché tutti i mezzi sono impegnati, ma si è deciso di spostare negli stessi orari le corse per andare a scuola e per il ritorno, sempre per evitare assembramenti.